Dobbiamo raccontarvi una storia, la storia di Innocente Marcolini, che invito a entrare qui in studio da noi e a sedersi qui vicino a me. E a quanto ci risulta, buonasera signor Marcolini, si accomodi, a quanto ci risulta il signor Marcolini è il primo uomo al mondo che ha ricevuto un risarcimento per danni causati dall'uso prolungato di un telefonino. È vero? Esatto, esatto, purtroppo esatto. Sai che esatto. Cosa fai innanzitutto? Cioè, adesso sono pensionato, ho una pensione di invalidità e una pensione di risarcimento danni riconosciutami da parte dell'INAIL come malattia professionale, che mi è stata riconosciuta appunto quale malattia causata, cioè questa con casualità dovuta all'uso del cellulare piuttosto che dal cordless. E quindi già da 10 anni, da quando appunto ho subito un intervento chirurgico per l'asportazione di un neurinoma, ovvero di un tumore benigno al trigemino del ganglio di Gardner, che praticamente la vita mi è cambiata radicalmente. E quindi... Perché lei usava così tanto il telefonino? Usavo il telefonino, il cellulare, il cordless, perché ero dirigente in una media azienda e ero... mediamente 5-6 ore al telefono, corda sul cellulare, in quanto parlavo soprattutto con l'estero, perché trattavo aspetti finanziari, aspetti commerciali. Quanto al giorno lo usava? Mediamente 5-6 ore al giorno, non perché lo dico io, ma ci furono poi le prove testimoniali che hanno rilasciato sia in tribunale sia in corte d'appello. E quindi... E come si è accorto che qualcosa non stava andando bene? Sono accorto nel giugno del 2002, perché avevo una leggera così formicolia qui sul fondo, qui al mento, e dopo un paio di settimane, proprio quasi casualmente, sono andato al Civile di Brescia, da lì ho fatto una risonanza magnetica e proprio i primi del 2 di luglio esattamente mi hanno constatato questo neurinoma e mi hanno consigliato appunto di operarlo perché era già in uno stato avanzato. Adesso come sta? Avanzato. Beh, adesso non è che stia molto bene, nel senso che l'asportazione, diciamo, che l'intervento è andato bene, diciamo, nel senso che è stato asportato la quasi totalità, sia pure un frammento non si è potuto. Il problema è che questa asportazione, chiaramente, cioè, purtroppo, mi ha causato dei danni perché nell'asportare il neurinoma hanno... Purtroppo, cioè questo è un fattore tecnico, ha asportato anche la membrana praticamente che avvolge e che copre i nervi, il trigemino e il ganglio di Gardner, che è nato, che è la centralina dove diparte praticamente il trigemino. E questo lasciando praticamente la centralina e i nervi scoperti, ho praticamente 24 ore al giorno dei dolori che sono scosse elettriche notevoli, e quindi mi devo curare con dei farmaci che non sono molto... Ecco, ma chi ha stabilito l'esatta correlazione tra l'uso del telefono e questa malattia poi, no? Questa malattia appunto nel mio caso è stata riconosciuta come malattia professionale, è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello di Brescia, quale ha fatto riferimento a un CTU nominato dalla stessa Corte d'Appello, e hanno riconosciuto proprio questo nesso di con casualità. E se non altro proprio l'anno scorso, esattamente il 31 maggio del 2010, anche l'OIARC, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha classificato l'uso del cellulare, dell'onda elettromagnetica, del cellulare, del CODAS, come possibile, l'ha messo proprio come... classe a rischio per quanto riguarda la potenzialità che possa causare dei tumori. Che rapporto ha lei adesso col telefonino? Ma il telefonino lo usa? Lo uso ancora, però da quando appunto ho iniziato, quando me ne sono reso conto che ho iniziato le mie procedure, lo uso sempre ovviamente con quelle poche volte, adesso non le telefonate ovviamente di prima, lo uso con gli auricolari. Piuttosto che... E così si sente sicuro e tranquillo che non ci siano più conseguenze? Ma ovviamente se noi andiamo a vedere anche le istruzioni che da alcuni anni anche le compagnie costruttrici di telefonini danno rispetto a quello che avveniva precedentemente, che non davano alcun tipo di avvertenza, adesso ti dicono quando usi il cellulare lo devi tenere almeno una distanza di 2,5 cm
dall'orecchio. Quindi se la compagnia che mi vende il telefonino me lo mette proprio scritto in grassetto questa avvertenza, vuol dire che qualcosa evidentemente può fare.